Non ci credo, saremo coinquiline. Oh, ma che è successo qui? È disgustoso. Sì, lo è. Usciamo. Mi gira la testa. Qui non va certo meglio. Non saprei, ha del potenziale. Ma chi indosserebbe questa roba? Meglio non saperlo. Io prendo questa stanza, tu l'altra. Oh, ok. Non è proprio l'ideale. Oddio, come fa la gente a vivere così? Ci vorrà un sacco di lavoro. Oh, trasformazione. Cosa? No, così non va. Oh, la sicurezza prima di tutto. Siamo pronte, direi. Cominciamo. Da dove comincio? C'è tanto da fare. Questo letto deve sparire. Sarà divertentissimo. Scusa, letto, ma non fai per me. Prendi questo. Oh, sarà una bella cura antistress. Ce l'ho fatta. Ok, e ora? Oh, wow. Grace ha già cominciato. Da dove inizio? Beh, mi serve un letto. Mettiamoci al lavoro. Mi serve un piano. Che aspetto dovrebbe avere? Ah, lo so. Oh, meglio della palestra. Disegnare è difficile. Oh, non me l'aspettavo. Questo può andare qui. E questo? Non male, direi. Era meglio se chiamavo un falegname. Lo spazio per mettere le cose non è mai troppo. Però, originale. Ah, è così frustrante. Basta. Ora è una faccenda personale. Non mi sento bene. Mi torna su tutto. La stanza sta girando. Wow, ce l'ho fatta. Sono davvero fiera di me. Ecco. Le lenzuola sopra. Ci vuole un po' di lusso. Devo arredare. Adoro queste scarpe. Sta venendo bene. Ma ciao, bello. Qui andranno i miei libri. Cosa manca? Ah, certo, i miei compiti. Il mio piccolo studio. Già va molto meglio. Che carino. È tutto da sole. Proviamo il letto. Ah. Ciao, Emily. Questa la so. Emily, ciao. Ehi. Troppo divertente. Devo pulire la stanza. Stanza in ordine, mente in ordine. Credo sia tutto. Oh no, così non ci siamo. Forse posso dare una pulita. Eh? Che succede? È un adesivo. Che strano. Hai visto anche tu, vero? Ok, questo lo togliamo. Vieni giù anche tu. Tolti tutti, credo. Via, nell'immondizia. Incredibile, ho sbagliato mira. Devo allenarmi. Riproviamo. Aspetta. Un televisore. Tutto mio e tutto gratis. Lo metto qui, va a pennello. Vediamo che c'è in TV. Mi riposo un po'. Ehi, ma non si accende. Dai, accenditi. Non ci saranno mica i fantasmi. Pronto? Ah, ma è il telecomando sbagliato. Niente, non funziona. Forse è rotta. Grace? Ah, non ci arrivo. Che sta facendo? Ci sono... Aia! Che botta! Almeno questo è uno show divertente. Ehi, non far ridere! Scusa.
Però, sai, mi hai dato un'idea. E se... Poi potrai anche... Ma sì, funzionerà. Ok, posso farcela. Vediamo con cosa posso lavorare. Prima rimuovo il retro della TV. Fin qui tutto bene. Questo lo poggio qua. Questo non mi serve, qualunque cosa sia. Via anche questa roba. Wow, come pesa! Mi sa che non mi serve più la palestra. Che sudate! Mi serve questa scatola. La metto sul retro del televisore. La fisso al suo posto. Dov'è il telecomando? Ah, trovato! Almeno ora funziona. Che figate! Userò queste lucine a LED. Le metto all'interno. Poi sul lato. Così dovrebbe andare. Ora la metto sul ripiano. Non ho ancora finito. Ci metto anche qualche snack. Wow, che favola! Wow, fantastico! Hai una TV? Eh già! Bella! Ma questo show è noioso. Stai scherzando, vero? Mi sa che le batterie sono scariche. C'è questo su tutti i canali. Non dico nulla. Non riesco a star comoda. Così va meglio, forse. No. Stupido cuscino. Voglio dormire. Ma cos'è? Ce l'hai con me? Devo fare qualcosa. Oh, non lo sapevo. Emily, aiuto! Che succede? Stai bene? Non riesco a dormire. Colpa del cuscino. Hai provato a schiacciarlo? Sì che ci ho provato, tutto inutile. Non ho altre idee. Aspetta. Forse ci siamo. Nuvola, cuscino, cuscino, nuvola. Ci sono. Davvero? E come? Da qua. Ok, se lo dici tu. Fidati, serve solo qualche modifica. Ok, prima parte fatta. Servono pochi tocchi finali. Ecco, un occhietto di feltro. E poi il secondo. E infine un bel sorriso. Ecco il tuo nuovo cuscino. Ma è bellissimo! Acchiappa! Com'è morbido! Non vedo l'ora di provarlo! Sogni d'oro? Sei la migliore! Dorme come un angioletto. Un angioletto che russa. Ok, prendo queste gonne. Mi staranno benissimo. Vediamo quale indossare. Dov'è il mio specchio? Ah, eccolo. Ok, gonna numero 1. Non vedo niente. Proviamo quest'altra. No, vedo solo la mia faccia. Questa la sapevo. Grace, non ora, ho da fare. Tanto per cambiare. Allora, dov'ero? Ah, sì. L'ho trovato tra i rifiuti. Dove posso metterlo? Sul tavolo. C'è un po' di polvere. Puliamolo. Andiamo. È stato facile. Ora ridiamogli un po' di stile. Lo coloro qui intorno con un po' di rosa. E faccio un disegno a onda lungo i bordi. Ok, così può andare. Ma c'è altro da fare ancora. E so anche cosa. Serve qualche luce. Un po' di retroilluminazione. Proviamo. Ora il mio outfit. Proprio come pensavo. Bello. Ti odio! Lotta degli elementi! Prendi questo cuscino in faccia! Le mie mosse sono migliori delle tue! Ah, è così! Ecco un po' di magia!
Ti credi la migliore? Bene, fatti sotto. Nikki, stavolta le prendi. Palle di fuoco. Come no? Potrei schivarle tutto il giorno. Aspetta il mio contrattacco. Vediamo se questo cappotto mi darà i poteri di Matrix. Sì, funziona. Sto schivando tutti i ghiaccioli. Fantastico. Non ci credo, li hai schivati tutti. Perché sono meglio di te in qualsiasi cosa. Basta così. Prendi questo. Oh, ouch. Oh, la testa. Wow, Nikki, guarda sotto al letto. Non ci crederai. Non è possibile. Fammi dare un'occhiata da vicino. Ah! Non ci credo. Questo lato è così caldo. Vieni, Nikki. Ah, sto bene su questo lato, è così fresco. Hai il mio di dietro? Non male, ma ci vuole una sistemata. Già, mettiamoci al lavoro. Pulizie prima di tutto. Ecco, ma che ci fanno questi scatoloni? Questa stanza è una pattumiera. Oh, anche un sacco di ragnatele. Per fortuna senza ragni. Ma quanto è appiccicosa. Ecco, via anche dalle mie dita. Ce l'abbiamo fatta. Questo posto è pulito. È stato un duro lavoro. Mi sento un po' stanca. A chi lo dici? Sono esausta. Nikki si è addormentata. È il momento giusto. Salgo la scala per raggiungere la camera da letto di sopra. Ce l'ho fatta. Ora devo fare silenzio. Devo muovermi in punta di piedi. Ok, vediamo un po' quella scatola. Magari c'è qualcosa che mi scalderà. Vediamo. Oh, forse questo tessuto. Potrebbe andare. Ok, metto giù il tessuto e prendo il righello. Col pennarello traccio alcune linee rette. Ecco, un fantastico motivo a scacchiere. Ora ho anche i fili colorati e questo pezzo di plastica. Inizio ad avvolgere il filo intorno a questo. Voglio che copra l'intera bacchetta. Poi userò un po' di colla a caldo. Stendo la colla lungo tutto il tessuto. Poi incollo il bastoncino sulla striscia di colla. Ora userò le forbici per tagliare il filo dalla plastica. E ripeto l'intero procedimento per tutto il tessuto. Fatto! Ora sistemo queste frange. Oh wow! Molto meglio di quanto pensassi. È un tappetino comodo e morbido. Wow, wow, non ci credo che l'hai fatto tu. Grazie, ho pensato che ti sarebbe piaciuto. Non credo che dovremmo mettere il gelato sul barbecue. Cosa? Cos'è questo rumore? Mandy, sei sveglia? Guarda cosa ho portato. Una poltrona a sacco, così possiamo sederci sopra. Wow, che... perché trema tutto? Dobbiamo uscire da qui. Sali sulla scala e mettiti in salvo. Aspetta, anche qui trema. Ma che succede? Deve essere un terremoto. Forza, dobbiamo uscire. Ehi, ma che cavolo? C'è una festa con musica da discoteca. Almeno non è un terremoto. Mandy, ho un'idea grandiosa. Prendo qualche palloncino. Cosa? Forza, torniamo nella stanza segreta. Qui sotto si sta molto meglio, è più tranquillo. E ho preso anche questi palloncini. Ok, mettiamoci al lavoro. Userò questo grande sacco di plastica. Ci infilo i palloncini. Li contiene tutti. Questo è l'ultimo. Ora posso chiudere il sacco. Poi tolgo il tappo di questa piccola valvola e aspirerò l'aria contenuta nel sacco. Fatto! Tutta l'aria nel sacco grande è sparita. Ora devo rimettere il tappo per non far rientrare l'aria. Una bella poltrona a sacco e un puff a palloncino. Questa festa è micidiale. Il fuoco è l'elemento migliore. È così bello e rilassante qua giù. Oh, ehi, Mandy. Che festa fantastica. Mi sono divertita un sacco. Wow, ma che... vedo che hai scoperto il mio puff a palloncini. Bello, vero? Beh, anch'io ho un palloncino. Guarda, si accende. Contenta tu? Oh, ehi, Mandy, sta diventando troppo luminoso. Smettila. Che c'è, Nikki? Non ti sento con questo tepore. Che bello. Che buone queste patatine. Ma cos'è? Quella scatola si sta allontanando. Ho una nuova scatola per la nostra stanza. Ok. Niente male, vero? Ascolta, tranquilla, Nikki. Me ne occupo io. Una mano di vernice fresca rende tutto più bello. Ok, ora con l'arancione coloro questo pezzo di cartone. Ecco, ora lo taglio in pezzi più piccoli. Devo solo incollarli sul lato della mia scatola. Lascio un po' di spazio tra loro.
Sembreranno dei mattoni. Voglio anche sfalsarli un po'. Sarà più realistico. Ok, ancora uno qui sul bordo. Ecco fatto. Prossimo passo, lucine, per rendere le cose più divertenti. È ora di usare un po' di carta marrone. La dipingo di nero. Ora che si è asciugata, la accartoccio. Accendo anche questa candela. Eccola, che bella! Bene, il mio nuovo camino è completo. È molto accogliente. Che danno in TV. Il segreto è usare un pennello. Che noia. E poi... Aspetta, fa sul serio? Guarda che casa. Mai visto nulla di simile. È terribile. Devo fare qualcosa. Arrivo. Adoro le sfide. Sveglia. Non capita tutti i giorni di avere una celebrità in casa? Sveglia! Wow, sei pesante! Mi arrendo! C'è solo una cosa da fare! Sveglia! Sono in piedi! Così va meglio! Ti servirà questo! Che emozione! Mettiamoci al lavoro! Ok, prima un po' di pulizia. Spero non ci siano ragni. Quando ho spolverato l'ultima volta? Riposino. Perfetto. Oh, andiamo. Dammi quel cuscino. Ehi, lo stavo usando. Smettila di dormire. Ouch. Prendi questo. Ah, sì? Ferma! Cerco di aiutarti! Guarda questa stanza! È peggio di prima! Anche se... Mi è venuta un'idea! Attacco questa striscia LED alla parete! In questo modo! Eccellente! Ora il nastro adesivo! È stato facile! Ora la parte divertente. Attacco l'imbottitura del cuscino al nastro, così da coprire il LED. È così soffice. Ah! Ho qualcosa sulla faccia? Grazie. Ta-da! Ehi, che cos'è? È una nuvola luminosa. È così rilassante e colorata. È bellissima! Wow, sei un genio! Odio questa materia! Ma che si è messa? Sempre a giudicare? Possiamo finirla qui? Spero vi siate preparati per il test! È piuttosto complicato! Oh, che bello! Adoro fare i test! Aspetti, sul serio? È così emozionante? Che sballo! Che roba stupida! Almeno sono preparate? A chi serve studiare? Vediamo! La risposta è da qualche parte! Eh? Non ci sto capendo nulla! Controllerò online! Perché la matematica è difficile? Trovato! Mi servono gli occhiali! Potevo pensarci prima! Adoro la tecnologia! Non è questo! Questo è molto più divertente! Eh? Cos'è questo rumore? Che succede laggiù? Una stanza segreta! Se la scuola fosse sempre così, sarei qui tutti i giorni! La scuola non deve essere divertente! Devo dirlo all'insegnante! Deve assolutamente vederlo! Francamente, questa Emily è una vera nerd! Totalmente! Sta parlando di me! Che fastidio! Va tutto bene, respira! Sì, questa canzone mi fa andare a mille! Sono una vera macchina delle pulizie! Partita impegnativa! È un troll! Meglio scappare! Un troll? Oh no, ho dimenticato il test! Insufficiente! Odio la matematica!
Sarà bellissimo rivederti. Aspetta, come va? Prendi questo, perché potremmo fare un picnic. Ok, portiamo qualche snack, come questi. Anche le bibite. È tutto, pronti per uscire. Andiamo. Ci divertiremo un mondo. Forse è meglio rilassarsi a casa. Già, buona idea. Hai controllato il meteo? Aspetta. Non sembra il massimo. Le previsioni non sono favorevoli. Farà freddo. Gelo. Davvero freddissimo. Mi sembra una faccia conosciuta. Comunque, picnic a casa? Io ho questa bottiglia. E io le lucine. Al lavoro. Iniziamo con una bottiglia di plastica. Togliamo il tappo, mettiamo della colla sul lato esterno. Prendiamo del cotone e premiamolo sulla colla, facendolo attaccare bene. Dopodiché inseriamo le lucine nella bottiglia. Sembra perfetta. È fantastica, così romantica. Almeno questo clima possiamo controllarlo. Fa così caldo. Tranquilla, ci penso io. Una bibita? Sarebbe il massimo. Che buona. Ops, che maldestra. Se solo ci fosse un tavolo. Tranquilla, l'altra volta mi sono caduti dai noodle. A proposito, conosco un posto fantastico. Dobbiamo andarci. Manca qualcosa. No. Chi era? Un tavolo potrebbe andare. No. Potresti aiutarmi? Trovato! Ciao! Posso avere il tuo triciclo? Ti darò questa enorme barretta di cioccolato. Prendi! Allora, posso averlo? No? Sei bravo a contrattare. E un nuovo telefono? Bello! Dammi il triciclo. Ok, questa è l'offerta finale. Affare fatto. Ehi, che succede? Lo prendo io. Da alla signora il tuo triciclo. È tutto suo. Che bella famiglia. Andiamo a creare. Coloro il triciclo con la vernice spray color oro. Gli darà un aspetto regale. Riempio tutti gli spazi. E le ruote. Ora lo lascio asciugare. Poi metto una lastra di vetro sopra. Ecco un tavolo particolare. Penso che ordinerò dei noodles e dei... Ehi, cos'è questo? Wow, il mio tavolo personale! Non ci credo. Aspetta. Ci serve uno spuntino. Ho i popcorn. Non ci credo. Non ho mai avuto un tavolo. Allora, questo ristorante di noodles ti piacerà. Oh, giusto. Ora ho capito. Piuttosto semplice. Eh? Quella è una mela? Che strano. Da dove è uscita? Guarda laggiù. C'è della gomma. Psst. Da questa parte. Dovremmo andare? Forza, diamo un'occhiata. Non saprei. Devi assolutamente vederlo. Figo, eh? Wow! Guarda tutto quel cibo! Che abbondanza! Da dove cominciamo? Sembra tutto delizioso! Il sushi! Da qui! Wow! Buonissimo! È così fresco! Devi provare l'hamburger! Che buono! C'è dell'altro? Wow! Grazie, mano misteriosa! Sarebbe scortese non provarlo! No! Dobbiamo andare! Che ingiustizia! Wow! Au! Ouch! Aspetta, senti! È l'insegnante! Dobbiamo nasconderci! Mimetizziamoci! Devo scomparire! Spero funzioni.
Bene, non c'è nessuno in giro. Ick! Cos'è stato? Forse l'ho immaginato. Non vedevo l'ora che arrivasse. Quindi capisci, non decoro le stanze? È la magia della TV. Non senti uno strano odore? Ovviamente i tuoi piedi puzzano, ma è il tappeto. Volevo passare l'aspirapolvere, ma non ce l'ho. Dobbiamo fare qualcosa. Sì, come no? Possiamo iniziare a spazzare via tutto. Piovono popcorn. Pensavo di averli persi. Ora ci vedo. Guarda quanto sporco. Grande, non devo fare il bucato. Ehi, piano, sto mangiando qui. Ah! Stringimi. Ai, basta, me ne vado. Va via. Meno male. Fammi pensare. Oh, trovato. Con chi sta parlando? Primo, stendiamo del nastro adesivo sul tappeto. Lo divido in sezioni e creo delle forme casuali. Il nastro fa da guida. E la vernice spray darà un po' di colore. Riempio ogni sezione con un colore diverso. Sembrerà un'opera d'arte. Poi stacco il nastro adesivo. Che ne pensi? Non ci credo che è lo stesso tappeto. Sembra incredibile. Vieni qui tu. Che differenza! Wow, ma è la stessa stanza! Mancano solo gli ultimi ritocchi. Cosa c'è in quel baule? Aprilo! Non ho idea di cosa ci sia. Diamo un'occhiata. Possiamo usare questa roba. Così ci si sente davvero a casa. Questo sarà perfetto. Non ricordavo di avere queste cose. Penso che sia tutto. Bello, vero? Abbiamo fatto un ottimo lavoro, anche se non sono all'altezza di questa stanza. Tranquilla. Non trasformo solo le stanze. Questo lo eliminiamo. Wow, grazie. Sembra tutto fantastico. Sono contenta che ti piaccia. Ehi, che cos'ha la tua stanza? Sembra ci sia altro lavoro per me. Non serve spendere tanti soldi per far bella la tua cameretta. Bastano immaginazione e creatività. E qual è la tua stanza ideale? Descrivicela nei commenti qui sotto. Condividi questo video con gli amici e iscriviti al canale.